campo, oltre alla precarietà atletica, ma anche quella dell'età. Nonostante tutto hanno fatto una grande partita, l'abbiamo vinta solo grazie a tanto sacrificio, a tante persone, perché i tifosi ci hanno portato a fondo. I tifosi ci hanno portato a fondo. Ci hanno aiutato ad arrivare alla fine, perché la squadra però generosissima, come piace a noi, sempre bella, sempre applicata, sempre hanno lottato. Vedere i Crampi la prima del campionato è difficilissimo, d'altra parte c'era una squadra che era una settimana in Salerno, tutta assieme, di più che si poteva fare. Quando sono molto molto contento, sono felice della partecipazione della gente, l'ho detto anche ai ragazzi, vedrete quanto potremo fare ancora di più, quindi veramente una bella serata, era l'esordio che tutti speravano di fare. Dopo quella serata l'assemblea dei tifosi si aspettava una prima partita al di là del risultato con un ambiente del genere? No, sinceramente no, in 15 giorni è cambiato il mondo, non mi è cambiato il mondo. Io ho capito tanto, credo di aver imparato qualcosa quella serata e sto cercando di mettere in atto ciò che ho capito. Lavorare per dare più comunicazione, lavorare per stare più vicino alla gente, integrare di più la squadra della città, integrare, avere più dialogo e più confronto, e questa è una cosa che lavoreremo per migliorare i propri servizi da dare alla gente. Adesso il point è stato problemi, di settimana subito si migliora, tutti i servizi bisogna dargli una mano perché siamo una grande realtà, tutti insieme possiamo fare bene. Presidente, fino a quando rimarrà aperta la campagna abbonamenti, visto le grandi code che c'erano anche in questi giorni? Stavo discordato fino alla prossima partita in casa, poi vedremo, insomma, però sicuramente fino alla prossima partita per forza. Poi vediamo. La formazione messa in campo da mister Gattuso ci ha un po' spiazzati su qualche nome, ha spiazzato un po' anche lei, lo sapeva? No, lo sapevo e è stata una cosa molto intelligente da parte di Gattuso, che noi abbiamo 8-10 giocatori veramente in condizioni molto precarie. Un quarto d'ora me la gioco anch'io se va loro, che sono certo di dire. In realtà, come avete visto, hanno lottato, hanno lavorato, io soffrivo per loro perché li vedevo veramente con l'acido lattico, riuscivano agli orecchi. Nonostante lavoravano proprio perché è così che si fa per superare momenti di difficoltà e con generosità. E questo credo la gente l'abbia capito e li ha incitati. Se non era per quei 20 minuti di ore finali che l'aiutavano a stare in piedi, secondo me la squadra faceva fatica a arrivare in fondo. Avevamo davanti una squadra che è ostica, perché ragazzi, il Prato è una squadra ostica, fastidiosa, insomma, una squadra fisica, insomma, non era una squadra facile da affrontare. Messa anche bene in campo da Alessio De Pizzino. Sì, no. Ora si va a Teramo un po' più a Colleggero dopo aver vinto la prima. No, cioè a Colleggero per fare la partita e poi portare via punti, che è Colleggero. Colleggero si va mai, si va con ancora più determinazione, domattina ci si allena, non è che qui si fa passare, non passa neanche un filo domattina alle 11 tutto allenamento. Non si molla perché c'è da lavorare, c'è da recuperare, c'è da dare condizione a chi non ha giocato, Gattuso giustamente sta portando avanti. Da parte, abbiamo tanti livelli di preparazione, ve lo spiegherà meglio poi dopo, e quindi abbiamo bisogno di portare tutti a un livello tale che diventa poi domani una condizione generale, oggi non lo è purtroppo. Presidente, dal punto di vista professionale questo è uno dei periodi più belli della sua vita? È sicuramente un momento molto bello, non lo nascondo perché c'è stato un momento di grande difficoltà, io 17-18 giorni fa ho nonostante un autista e polso, ma questo è il mio 35esimo campionato, quindi da dirigente, quindi qualche cosa nella vita ho visto, però è stato un momento molto provato, sono stato molto provato da questi momenti 17-18 giorni fa e credo abbiamo passato la testa tutti insieme ai miei collaboratori, abbiamo lavorato, la gente credo l'abbia capito, ci abbia ripagato di questo, devo dire ci stanno ripagando oltre ogni mia giusta e lecita aspettativa, quindi dobbiamo fare ancora di più per dare sempre di più, perché come ho detto ragazzi gli spogliatoi che erano lì i primi 20 minuti, l'avete visto, erano troppo, non si aspettava neanche loro forse, e quindi ho detto guardate ragazzi, questo è nulla perché datevi due o tre vittorie e poi vedi che succede qua dentro. Quindi la prima vittoria da presidente, lo possiamo dire, e lei aveva detto poi che a settembre avrebbe un po' messo in ordine l'organigramma della società, e come procede? Tutto procede secondo i ritmi, adesso fino al 15 settembre lavoriamo sull'organizzazione interna, le risorse umane che Pisa dispone, alcune rimangono, alcune andranno via, verranno create nuove aree aziendali, arriveranno persone nuove, ristrutturiamo tutta l'azienda, questo va fino al 15-20 di settembre, dal 15-20 settembre a fine settembre invece si insederanno gli organi societari e verrà data la configurazione, io ritornerò a fare l'amministratore delegato e il direttore generale, verrà messo un presidente, spero un presidente Pisano, tutto sta procedendo.
Quelle sono cose che mi preoccupano, quelle sono già tutte scritte. La cosa che mi preoccupava era la partita di stasera, perché era molto importante portare a casa questo risultato e credo l'abbiamo portato a casa adeguatamente. Grazie.